Secondo il New Yorker, è uno dei 20 uomini che cambierà il mondo. Secondo S Magazine, è uno dei pochi rapper che gli può tenere testa. Da una parte, Stefano Mancuso, e dall'altra, Rancore, a Basement Caffè. Benvenuti a Basement Caffè. Ehi, ciao. Antonio. Ciao Tarek. Ciao. Andate pure. Accomodatevi dove volete, passate davanti. Ok, partiamo subito. La cosa che mi interessa, che per me è importantissima, è che tu riesca a spiegarmi in 60 secondi chi sei e cosa fai nella vita. Io mi occupo di piante, studio le piante però da un punto di vista particolare, come esseri cognitivi, e cerco di far capire, a parte diciamo l'attività di laboratorio, perché le piante sono fondamentali per la nostra vita sulla Terra. Allora, hai presente quella famosa fotografia che praticamente quasi tutti ci abbiamo sul telefonino, sul desktop, che si vede il pianeta Terra da fuori? Sì. Quella è una cosa che ha 50 anni. Prima noi non l'avevamo mai visto il pianeta Terra intero da fuori. I colori blu, bianco e verde, blu dell'acqua, bianco delle nuvole, e verde delle piante sono dovuti alle piante, cioè anche l'acqua e anche le nuvole sono sulla Terra perché esistono le piante. Se non ci fossero le piante, la Terra sarebbe identica a Marte, cioè sarebbe un pezzo di roccia nello spazio. Allora, quello che a me veramente interessa più di ogni altra cosa è far capire che questi organismi viventi che hanno trasformato un pezzo di roccia nell'unico luogo dell'universo che per al momento conosciamo ospitare la vita, sono il motore stesso della vita, sono ciò che permetterà alla vita di continuare ad esistere su questo pianeta. Ok. Rancore, tu cosa fai della vita? Sicuramente quello che ho studiato in tutta questa mia vita è cosa accade nel momento in cui si cerca una parola. Ok. E si cerca di dare a quella parola il posto migliore possibile. Questo crea come dei percorsi, delle mappe, come esplorare dei luoghi dello spirito che magari senza quella parola, senza la ricerca di quella parola, non avresti esplorato. Una volta esplorati, diciamo che disegno delle mappe. E queste mappe sono a forma di canzone. Ogni volta che riascolto la canzone, e la mia speranza è che ogni volta che qualcuno insomma ascolti quella canzone, insomma c'è la possibilità di ritornare in quel luogo, in quel luogo dello spirito, che la vedo un po' come una rotta per arrivare ad un'isola. E costruendo tante rotte si riesce, diciamo, a determinare tutte le isole di questo mare che è in espansione, ovviamente, ogni testo che scrivo. La vedo un po' così, se dovessi riassumertela in 60 secondi. Per voi, quello che voi fate nella vita, quanto può influenzare il mondo? Cioè, quanto può cambiarlo? Allora, oggi veramente ritengo che avere chiaro l'importanza delle piante, nel mio caso, cioè che è quello che faccio io, per la sopravvivenza dell'umanità sia proprio una specie di missione. Cioè, va fatto capire, perché mi sono accorto che le persone non hanno proprio idea che la nostra vita dipende da questo. Tutto quello di cui noi ci nutriamo proviene dalle piante. Tutto l'ossigeno che noi respiriamo proviene dalle piante. Cioè, senza le piante la Terra sarebbe priva di vita, cioè sarebbe una palla di roccia. Quindi veramente non c'è niente di più fondamentale. Fra l'altro è anche una questione di numeri, che anche questa è una cosa che normalmente non si conosce, che io invece ritengo sia fondamentale far sapere. Pensa che tutti gli animali rappresentano soltanto lo 0,3% della massa di ciò che è vivo, lo 0,3%. Lo sapevo. E le piante l'85%.
Ecco, quindi siamo... L'uomo è uno 0,06, come dici. Sì, sì, niente, completamente irrilevante. Eppure noi abbiamo questa idea... Quindi questo 0,06 è capace però di distruggere... Beh, sai, in questo abbiamo la stessa capacità dei virus. Cioè, i parassiti e i virus, diciamo, ce ne sono di due tipi. Ci sono i parassiti, diciamo, intelligenti, chiamiamoli così, e quelli stupidi. Quelli sono quelli intelligenti? Sono quegli esseri che prendono un ospite e non lo uccidono, perché la tua vita comunque dipende da quella dell'ospite. Sì. Poi ci sono i parassiti stupidi, che sono quelli che invece... che sono i più pericolosi, che sono quelli che colpiscono l'ospite e lo ammazzano. Siamo ancora in tempo per essere dei parassiti intelligenti. Ma io me lo auguro, guarda, ti dico la verità. Cioè, io non sono un catastrofista, nel senso, vedo o molto evidente che noi abbiamo preso una strada che è catastrofica. Cioè, nel senso, se non ci accorgiamo in tempo che quello che stiamo facendo è dannosissimo, saranno guai seri. Però io ritengo che invece il nostro grande cervello, che è quello che ci differenzia da tutti gli altri esseri viventi, sia un vantaggio. Al momento lo stiamo utilizzando però come un bambino. Cioè, noi stiamo utilizzando questo strumento come un martello con cui rompiamo le cose della casa. Però primo, immagino che al più presto riusciremo a utilizzare questo martello per costruirle le case invece che per distruggerle. Costruire. Come sta cambiando il mondo per te? Cioè, nel senso, come stai cambiando il mondo con quello che fai? La missione forse è riuscire ad aumentare il livello di complessità delle cose che mi circondano. Semplicemente perché nella nostra necessità, appunto, di essere sempre colpiti e di colpire continuamente, come se il mondo fosse un bambino distratto, tendiamo spesso a vivere le cose in una maniera ipermaterialistica e un po' superficiale da alcuni punti di vista, o comunque univoca. Non si riescono ad accettare i controsensi che convivono. Quindi o è sì o è no, o è bianco o è nero. La complessità serve a riuscire ad accettare che la strada può essere anche a doppio senso, non esistono solo strade a senso unico, perché poi il giorno in cui ti trovi in un vicolo cieco e stai in una strada a senso unico, non puoi fare più niente. Hai detto aumentare la complessità, che è una cosa molto bella, perché la complessità si aumenta attraverso l'informazione, cioè la comprensione aumenta sempre la complessità e in un certo senso aumentare la complessità vuol dire andare contro il principio classico dell'entropia, cioè della dissoluzione di tutto. Cioè, noi siamo, secondo me, una specie giovanissima. Sì. Giovanissima, cioè siamo apparsi ieri come specie. Siamo in un momento della nostra evoluzione in cui siamo sull'orlo proprio di fare una specie di salto, quindi cambiare le nostre capacità in maniera molto, molto importante. E secondo me questo cambio, questa nuova prospettiva verrà dallo stare insieme, cioè dall'unirci in una rete, in una grande comunità. La musica è un mezzo fortissimo. Sì. Per te quanto è importante la musica per gli esseri umani per riuscire a capire che questo mondo lo stiamo un po' perdendo? Cioè, utilizzare la musica di rancore... È fondamentale. La musica ha una potenza che non ha nessun altro mezzo di espressione, direi. Cioè, ha la capacità di colpire direttamente le emozioni. Cioè, perché un suono, perché un gruppo di suoni riescono a evocare in te una sensazione? È una cosa misteriosa, no? Allora, se tu pensi in un certo senso anche invece alla aridità della conoscenza scientifica, che spesso può anche essere affascinante, però viene percepita normalmente come qualcosa di noioso. Secondo me la musica è uno strumento che ti permette di veicolare qualunque tipo di messaggio, anche dei messaggi che sono apparentemente molto complessi. Okay. E soprattutto quando la musica, come la musica di Tarek, aggiunge complessità e quindi, diciamo, eviti, no, di utilizzare le parole cuore, amore, sole e di fare queste rime che sono le rime che potrei fare io, veramente hai in mano uno strumento che è di una potenza incredibile. Oggi siamo qui anche per parlare di film e film che abbiamo visto insieme, che abbiamo visto tutti. Faccio vedere un film che sicuramente avete visto tutti e due,
Blade Runner. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Stefano, tu l'hai visto questo film? Sì. Ti è piaciuto? Molto, è uno dei film, non ti saprei dire se il preferito, ma insomma siamo lì. Fra l'altro mi ricordava prima Tarek che è ambientato nel 2019. Nel 2019, e quindi diciamo che fa strano rivederlo oggi. Eh sì, diciamo, l'idea di quando fu fatto del 2019 era un'idea che fortunatamente era sbagliata. Tarek, come ti immaginavi il 2019? Più o meno come oggi, ci sono cose che non mi sarei mai potuto immaginare, come che avremmo utilizzato così tanto cellulari. I cellulari, o comunque che la comunicazione sarebbe diventata una divinità. Non me lo sarei mai, diciamo, immaginato troppo, fino a negare la comunicazione stessa. Il tuo pubblico cosa non ha capito per te di quello che tu gli stai dicendo? A volte quello che noto è che mi viene chiesto troppo di cosa parla una canzone, quando in realtà una canzone non parla di questo argomento o di quell'altro argomento. Questa è una bella cosa. Una canzone è una fotografia di un qualcosa che tu non puoi toccare. È la canzone stessa a spiegarti di che cosa parla. Non posso io, finita la canzone, dirti di che cosa parla. Perché spesso parla di tante cose contemporaneamente, spesso non parla di niente ed è semplicemente una fotografia fatta non al mondo fuori ma al mondo dentro, che io ti sto portando e che come un quadro astratto, diciamo, il significato è nelle pennellate, sì, sì. E nei colori e in quello che ti dà come sensazione nell'anima. Quali sono gli elementi che porteranno il rap in Italia ad estinguersi, se mai questa cosa accadrà? Sicuramente una delle cose che lo porterà a estinguersi è l'essere tutti divisi e il non avere questo atteggiamento, ecco, appunto, che le piante hanno, di cooperazione o comunque di consapevolezza di quanto siamo collegati. Questo credo potrebbe essere uno dei principi che può rendere tutto più stagnante, perché ovviamente nel momento in cui si va in collegamento si creano dei movimenti, i movimenti portano l'acqua a scorrere, non a stagnarsi, e la musica è l'apoteosi del movimento. Altra cosa è, secondo me, in un mondo ipermaterialistico, io comprendo tantissimo tutti quei rapper che vogliono far capire al mondo che loro sono più forti del mondo, diventando ancora più materialisti del mondo. Quindi io capisco i rapper che parlano di soldi, che parlano, insomma, di certi argomenti, perché è un modo sotto sotto, anche neanche troppo sbagliato, di dire: ragazzi, non è che ve la comandate soltanto voi, anzi, voi per comandare, guarda che avete fatto, guarda come siete. Sì, invece sì. Noi siamo fighissimi e comunque ce la comandiamo il nostro. Solo che questo porta pian piano a perdere un po' quel senso di rivolta che è alla base del rap. E la rivolta nasce da un sentimento che tu provi, tipo rancore, ad esempio. Hai detto che una delle cause che porteranno il rap ad estinguersi potrebbe essere la divisione. Ti mostro una scena che parla proprio di questo, la 25esima ora. Vado in bagno. Sì, vaffanculo anche tu. Affanculo io, vacci tu. Tu e tutta questa merda di città e di chi ci abita.
No. Inculo ai mendicanti che mi chiedono soldi e che mi ridono alle spalle. Inculo ai lavavetri che mi sporcano il vetro pulito della macchina. Cercati un lavoro, stronzo! Inculo ai portoricani, 20 in una macchina, e fanno crescere le spese dell'assistenza sociale. E non fatemi parlare di quei pipponi dei dominicani. Al loro confronto i portoricani sono proprio dei fenomeni. Vattene a fanculo, stronzo! Inculo agli italiani di Bensonhurst con i loro capelli impomatati, le loro tute di nylon, le loro medagliette di Sant'Antonio, che agitano la loro mazza da baseball firmata Jason Giambi, sperando in un'audizione per i soprano. Cosa pensate di questo bisogno di definirci in base all'identità? Identità di razza? Guarda, questo è uno dei grossi problemi che paradossalmente in un certo senso io ho compreso studiando le piante, perché le piante sono così diverse da noi. Noi capiamo soltanto ciò che è incredibilmente simile a noi. Bastano piccolissime differenze perché noi proprio non riusciamo a comprendere ciò che è diverso da noi, ciò che è al di fuori di noi. E in un certo senso questo è legato proprio al nostro cervello. Questa macchina di cui noi siamo così orgogliosi, alla fine funziona in una maniera sempre duale, creando due categorie, cioè la categoria di quello che sono io, il mio gruppo, le mie persone, ciò che mi interessa e ciò che invece sono gli altri. Cioè funziona sempre io e loro, noi e loro. In questo, vedi, dovremmo veramente evolverci, cioè fare un passo oltre alla nostra animalità. Noi siamo gli unici animali che sono in grado di capire come funziona il proprio cervello. E allora capire che, per esempio, abbiamo questa limitazione, sì, e capire che la cultura è uno strumento con il quale si possono superare queste mancanze proprio fisiche del nostro cervello, e questo sarebbe un grande passo avanti. Sono fiducioso che riusciremo a capirlo. Sì. Volevo chiederti una cosa, Tarek. Quanto ti spaventa ciò che è diverso? Non molto. A parer mio, conoscere il diverso, accogliere anche tutto ciò che nasce nel confronto, porta a esplorare luoghi dentro di te che tu non hai mai esplorato, a tirar fuori anche una forza maggiore, talvolta, proprio perché sai in quanti modi si può vedere la stessa realtà, in quanti modi si può dire la stessa cosa. Devo dire che, nonostante ho l'istintivo timore iniziale nel momento in cui c'è qualcosa di diverso, perché il diverso deve far fare al tuo cervello tutto un ordine completamente diverso, appunto, da prima, deve far rielaborare tutto al tuo cervello, riorganizzare il mondo. Però nel momento in cui tu ti rendi disponibile a riorganizzare il tuo mondo anche attimo per attimo, giorno per giorno, secondo me non puoi far altro che far bene proprio a te stesso. Cosa sono i confini? Abbiamo bisogno di confini. Purtroppo, la storia e tutti gli avvenimenti e quello che accade, insomma, quotidianamente ci dimostrano come muri, confini e cose di questo genere creano dei disastri da tanti punti di vista. Dividerei i confini dai limiti. I limiti nei quali uno sta sono talvolta anche una forma di libertà. Nel senso, conoscere i propri limiti, dove permette a te di andare avanti anche, no? Come un fiume, che conoscendo i suoi limiti va avanti. I confini, i muri e tutto ciò che non è semplicemente la consapevolezza dei propri limiti, ma è un imporre anche limiti ad altre persone, o comunque all'ambiente che ti circonda, e rendere questo limite, ecco, una cosa appunto materiale, una cosa visibile. Dividere il deserto con la forbice, alzare un muro, non so, tra due luoghi, e magari impedire ad altre forme di vita magari di andare da una parte all'altra, creando poi un danno proprio a te. È un qualcosa che diciamo, anche proprio come esperienza noi di umanità, ha dimostrato che non è che abbia mai portato grandissimi risultati. Volevo semplicemente aggiungere una cosa sulla questione dei confini. Sì. No? I confini sono proprio un'invenzione umana. Le piante non riconoscono i confini. La vita in generale non ha confini, perché avere dei confini è in qualche maniera
un vincolo che impedisce lo sviluppo della vita. Sì. Che cosa fanno gli animali, le piante, quando cambiano le condizioni climatiche dei loro ambienti o dei loro territori, o diciamo le loro possibilità di sopravvivenza non sono al meglio? Si spostano. È una cosa che la vita ha sempre fatto, sempre fatto. In questo vedi davvero l'assurdità dell'essere umano. Cioè noi ci impediamo una cosa che è uno dei motori dell'evoluzione della vita. Per cui arriviamo al paradosso che... Come dici nel libro? Sì, che a Firenze, a Novara c'è l'ibis sacro, a Firenze ci sono i pappagalli, a Roma ci sono i pappagalli, cioè tutte specie che stanno arrivando da altri luoghi perché il cambiamento, il riscaldamento globale permette e anzi implica questo spostamento, è lo stesso motore che provoca lo spostamento delle persone, perché non dimentichiamolo, cioè è sempre la stessa causa che porta anche al movimento delle persone, alle persone lo vietiamo. Cioè è una cosa paradossale, è veramente paradossale. Pensa che è tanto paradossale che addirittura per le piante, noi uomini, stiamo pensando di fare delle migrazioni assistite, cioè di aiutarle a migrare, perché altri... E quindi assurdo. È assurdo, no? Se ci pensi, cioè facciamo delle cose che sono un tale paradosso che non puoi spiegare. Oltretutto, le persone alle quali impediamo la migrazione spesso provengono da quei posti aridi, certo, dove la guerra si è concentrata di più, sì, cioè, causa dei problemi comunque. Esattamente, cioè i famosi migranti economici, no, quelli che noi diciamo a cui noi impediamo il libero accesso, sono migranti climatici. Sì, sì, è vero. Cioè il riscaldamento globale è una cosa che sta cambiando la geografia del mondo. Come si può pensare di limitare questi spostamenti? Questa è un'altra, proprio, di nuovo, è una follia e una presunzione umana. Prima abbiamo parlato di dati di fatto. Cos'è il cambiamento climatico? Innanzitutto, già la parola cambiamento climatico non va bene. Ok. Il modo giusto per descrivere questo fenomeno è riscaldamento globale. Io sorrido perché mi stanno delle risposte che mi serviranno nelle mie battaglie. Quindi la definizione corretta è proprio global warming, riscaldamento globale. La definizione più ammorbidita, cambiamento climatico, si è cominciata a utilizzare da coloro che volevano contrastare questa idea, per dire, perché nella parola cambiamento è implicata qualche cosa tipo è già successo nella storia del mondo, succederà, alla fine è normale. No, il fenomeno si chiama riscaldamento globale ed è dovuto ad un innalzamento innaturale dell'anidride carbonica nell'atmosfera. Innaturale. Innaturale, perché è prodotto da noi. L'anidride carbonica è sempre stata a dei livelli molto bassi e negli ultimi 100 anni ha iniziato a aumentare in maniera significativa. Tu pensa che, sai come è chiamato il grafico? È chiamato, questo è un dato di fatto, grafico a bastone da hockey. Ora, il bastone da hockey è fatto in questa maniera, è un bastone così e poi c'ha una paletta, sì, ad angolo retto. Ecco, il grafico dell'anidride carbonica vista negli ultimi milioni di anni fa così, cioè rimane sempre piatto fino ad arrivare a oggi, in cui abbiamo questo nuovo andamento. Questo aumento dell'anidride carbonica sta provocando il riscaldamento dell'atmosfera del pianeta, e il riscaldamento del pianeta è il problema. Sì. Più persone uguale più problemi o più risorse? A parer mio, entrambe le cose. In una legge della giungla che ci vogliono vendere, ovviamente siamo un po' tutti contro tutti, quindi ovvio che più persone diventano più problemi. In un'ottica che poi parecchi umani già comprendono e comprendono da molto tempo, magari, e magari anche civiltà che ora non esistono più l'hanno già attuata questa cosa, non lo so, le persone equivalgono a delle risorse, perché tutti insieme possiamo, esatto, diventare un, esatto, una persona unica. Ti faccio vedere un film che forse ci dà una risposta. Chi ha ucciso? Il colonnello Kurtz aveva ordinato l'esecuzione di alcuni agenti segreti vietnamiti. Pensava che facessero il doppio gioco. In questa guerra tutto diviene confuso laggiù. Potere,
ideali, nuovo senso morale, esigenze militari contingenti. Ma laggiù, con questi indigeni, si può essere spinti a prendersi per il Dio. A volte le cattive tentazioni hanno la meglio su quelli che Lincoln chiamava i migliori angeli della nostra indole, i buoni istinti morali. Ogni uomo ha un suo punto di rottura. Noi due lo abbiamo. Walter Kurz ha raggiunto il suo. Domanda, Stefano. L'uomo si sente Dio? Ah beh, sì, certamente. Il nostro vero problema è quello che ci stiamo sentendo i signori del pianeta. È una disfunzione cognitiva questo. Cioè noi non riusciamo a capire la nostra vera posizione del mondo. È addirittura ridicolo. Qual è questa, la nostra vera posizione? La nostra posizione del mondo è di irrilevanza totale. Di assoluta irrilevanza. Cioè cosa vuoi che contino veramente lo zero zero niente della biomassa? Non conta nulla. La questione vera è che noi probabilmente ci estingueremo a una velocità che non si è mai vista prima nella storia del mondo. È per questo che indirettamente non siamo il meglio che è apparso, come dicevo prima, ma siamo il peggio. Ora, se noi ci estingueremo fra 100.000 anni, fra 1.000 anni, ma anche fra 1.000.000 di anni, avremo dimostrato la nostra totale irrilevanza, anche addirittura la nostra totale incomprensione delle regole della vita, e avremo dimostrato anche che il nostro grande cervello, che ci permette ora di stare qui a discutere di questi temi, alla fine non è un vantaggio da un punto di vista evolutivo, perché ci ha permesso anche di produrre una serie di drammi e di problemi con i quali probabilmente andremo ad estinguerci. Tarek, secondo te oggi l'uomo in cosa è più confuso? Mi leggo a quello che dicevate prima. Secondo me, un po' sul Dio, sì, è confuso. Vive tra il pensare che lui è Dio e poi effettivamente ritrovarsi in un mare di problemi. Quindi combattuto tra quello che lui vorrebbe essere ma quello che poi effettivamente non è. E non è un caso che ora, al di là del fatto che fino ad oggi Dio è stato poi inserito in grandi religioni, no? Però fondamentalmente con la caduta di quelle religioni nei quali era incastrato Dio, sì, è cascato anche un po' Dio. E guarda caso, dei problemi anche mondiali, anche ambientali, sono in un certo senso aumentati con la perdita diciamo del capo dei valori archetipi. Quindi ecco, secondo me c'è molta confusione in che cos'è per noi Dio, ma non tanto perché dobbiamo capirlo, perché dobbiamo capire a cosa ci serve. Vi faccio una domanda. Investire tantissimo alla scoperta di nuovi spazi, nuovi pianeti, oggi anche Elon Musk ce lo dice. Cosa pensate di questo? Cioè, il fatto di pensare, no, che ci sono tanti pianeti, gli alieni stanno dappertutto, tutta sta roba qui è tutta fantasia. Il dato di fatto è che noi non conosciamo nessuna vita che non sia terrestre, e che l'unico pianeta che possiamo abitare è la Terra. Questo è un dato di fatto. Questo è il dato di fatto. Tutto il resto è fantasia, è speranza, vuoi chiamarlo come... Allora, perché penso che sia anche pericoloso invece continuare a parlare di altri pianeti, di altre vite extraterrestri, eccetera? Perché in un certo senso è come se ci togliesse la responsabilità di quello che noi abbiamo. Potrebbe anche essere che noi siamo l'unico luogo dell'universo che ha ospitato la vita. In un certo senso questo ci fa paura. È come se avere questa fortuna così incredibile, aver vinto questa iperlotteria galattica, ci spaventasse, perché noi siamo gli unici abitanti, gli unici custodi dell'unico pianeta che ospita la vita dell'universo, e lo trattiamo in questa maniera? Da piccolino guardavo questo cartone animato che poi è diventato il mio cartone preferito, che è Kenshiro, e quando lo guardavo mi chiedevo: ma davvero sarà così il futuro? Anche a me un po' Kenshiro mi ha fatto riflettere sul futuro. Sul futuro. Ti faccio vedere un film che ha ispirato Kenshiro, Mad Max. Sì, arriva, state pronti. Arriva.
Guardate, amici miei, non bisogna mai diventare schiavi dell'acqua. O l'acqua si impadronirà di voi e allora soffrirete quando manterà. Non bisogna mai diventare schiavi dell'acqua. Insomma, è difficile. Difficile perché l'acqua è veramente il bene più prezioso che abbiamo sul pianeta. Pensa che l'acqua dolce sul pianeta è soltanto il 3% dell'acqua. E di questo 3%, 1% è ai poli e quindi non lo possiamo usare. Quindi alla fine tutta la vita del pianeta vive con il 2%. Cioè, quindi qui dentro c'è quel 2% lì? Sì, esattamente. E per capire l'importanza incredibile dell'acqua che a noi sfugge, pensa, c'è una linea che si può tracciare sulla mappa del mondo, soprattutto sul nostro emisfero settentrionale, sull'emisfero boreale, che si chiama la linea dell'aridità. Cos'è questa linea? È una linea che se tu la tracci sulla mappa geografica, al di sotto di questa linea piove meno di 100 mm di acqua all'anno. Perché è fondamentale? Perché quando piove meno di 100 mm di acqua all'anno non si può coltivare niente. Allora, se tu tracci questa linea e poi ci fai una fascia a cavallo di 50 km sopra e sotto, ti accorgi che oltre il 90% dei conflitti della Terra stanno in questa fascia, che è da sola l'esemplificazione dell'importanza che noi non comprendiamo. Perché spesso poi magari pensiamo che le guerre, i conflitti siano nati per altri motivi. Invece no. No, il motivo vero, quello iniziale, quello che fa partire tutto è questo. Voglio dirti una cosa, magari sbaglio. Anni fa, negli anni 80, Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso, un paese dove c'è tantissimo deserto, sì, zone aride, decide di istituire questa legge dove ogni persona che faceva un compleanno oppure che nasceva doveva piantare un albero, perché gli alberi garantivano più piogge. Certo. Hai detto una cavolata? No, non hai detto affatto una cavolata, hai detto una cosa giustissima ed è una cosa che però no, anche questa fa parte di quelle cose che noi non capiamo. Quindi non piantare percepiamo. Un albero è il futuro. Piantare un albero è il futuro. Tu pensa che il clima del pianeta, cioè non il clima, a parte il clima, il riscaldamento, queste cose qui su cui non ne parliamo neanche, ma proprio il fatto che si formano le nuvole e piove dipende dalle foreste. Cioè sono le foreste che fanno sì che si formino le nuvole e che poi ci sia la pioggia. Quindi questo è un consiglio pratico, cioè se noi domani al nostro compleanno dovessimo, pure quando muore qualcuno, al posto di sotterrarlo, piantassimo una pianta, cambieremmo il mondo. Sarebbe una cosa straordinaria. Questi, in generale, chiunque metta giù una pianta e in qualunque luogo, in qualunque posto del mondo, di qualunque tipo, sta facendo una cosa per il nostro futuro. Ma ancora di più, sai dove andrebbero messi gli alberi? Nei deserti. Nelle città. Perché è lì che si produce. Perché è lì che si produce direttamente l'inquinamento. Nel problema. Allora, se tu agisci dove il problema inizia, hai molta più efficienza. Quindi le nostre città non dovrebbero essere fatte come le conosciamo ora. Dovrebbero essere piene di alberi. Pieni di alberi, tipo quelle città della Cambogia, Angkor Wat, che sono state riprese dalla foresta, dovrebbero diventare in quella maniera. Invece voglio chiederti cosa non dobbiamo fare, cioè, perché anche oggi, sempre per il discorso di prima delle informazioni, utilizziamo meno plastica, smettiamo di comprare l'acqua nei supermercati dentro le bottiglie di plastica, eccetera, eccetera. Dato di fatto, cosa dobbiamo fare? Se non mangiassimo più carne, forse riusciremo. Questo potrebbe, cambierebbe molto come perché l'allevamento implica un utilizzo maggiore dell'acqua. Di tutto. Okay. Sono straordinariamente insostenibili, come si suol dire, cioè le risorse che richiedono in termini di acqua, di energia, eccetera, sono enormi. Quindi se domani mi stai accendendo la televisione per riuscire a fare qualcosa di concreto, la cosa che dovrebbe dirmi la televisione è: smetti di mangiare la carne o smetti di usare la plastica? Tutte e due. Tutte e due le cose. Sono due aspetti diversi, nel senso, smetti di mangiare la carne perché questo è insostenibile nel lungo periodo. Smetti di usare la plastica perché la plastica non si distrugge. Cioè la plastica rimane sempre in circolo, poi te la rimangi. Se come tutti pensiamo ci sono delle menti che comandano questo mondo, perché queste menti non permettono che questa cosa accada? Cioè meno consumi, più piante, meno utilizzo... È il profitto. È il profitto, è sempre questo, diciamo, è il vero
il male. La maggior parte, diciamo, dei problemi di cui abbiamo parlato nascono da una sola cosa, l'idea del profitto. Allora, l'uomo è disposto a fare qualunque cosa, anche a distruggere l'unica casa che ha pur di fare profitto. Tarek, oggi Stefano uscirà da qui e avrà in mano il suo cellulare ed andrà su Spotify. Che album gli consigli di ascoltare? Vengo da un periodo un po' alienato dove ho avuto le mie comunicazioni col mondo e si sono tagliate praticamente da tutti i punti di vista. Anche del passato, quello che... Sì, io ecco, consiglierei di ascoltarsi qualcosa di Manu Chao, che probabilmente già conosci, insomma. Si chiama il suo gruppo? Mano Negra? Mano Negra, sì. Sì. E Manu Chao ha un po', diciamo, quello che secondo me oggi ci serve. Nel senso, tante sonorità provenienti da tutto il mondo, tante lingue utilizzate nella stessa canzone e sicuramente il genere che lui fa qual è? World music. Ok. È tutto collegato, non ci sono più confini. Posso aggiungere una cosa da questo punto di vista? Quando ho saputo che avrei incontrato Tarek, sono andato a guardarmi la sua musica, che fra l'altro mi è piaciuta tantissimo, ma ora vi racconto il fatto, la questione straordinaria. A un certo punto stavo cercando delle notizie su una resina prodotta da un albero. E questa resina si chiama Sangue di Drago. Okay. Ed è una resina che è prodotta da una dracena dell'isola di Socotra. Quindi una cosa molto rara. Stavo mettendo questa cosa e mi appare fuori Sangue di Drago di Rancore. E io ho detto, no, guarda com'è strana Google, siccome avevo cercato Rancore nei giorni scorsi, ora chissà perché, magari mi fa vedere Tarek sotto una pianta di dracena. E invece era il suo pezzo. Ecco. Non so se conoscete questa canzone, è una canzone straordinaria. È molto esemplificativa di tutto quello che Tarek ha detto oggi della sua musica. Cioè, in un certo senso, se uno... All'inizio l'ho sentita due o tre volte, poi ho detto, ora mi leggo il testo. E poi ho capito che non dovevo leggerlo il testo. Ora, magari sto dicendo una stupidaggine. No, assolutamente. È un pezzo straordinario perché ti porta in un mondo che è probabilmente il mondo di Tarek o quello che voleva raccontare in quel momento, senza raccontare una storia. Sono soltanto dei lampi di colore, delle emozioni. È veramente una canzone che suggerisco a tutti quanti di ascoltare per la sua straordinarietà. E poi c'è una particolarità però, che col Sangue di Drago, che è questa particolare resina, ci si fanno parecchie cose, mi stavi dicendo prima. Sì, ci si fanno, per esempio, il colore dei violini. Il colore dei violini e degli archi. Potrebbe essere molto presenti dentro la canzone, oltretutto. Ah, ok. Potrebbe essere il titolo del tuo nuovo album, il colore dei violini. Quindi il colore dei violini, guarda. Come salutavi, voglio fare una cosa in camera. Piantate alberi mentre ascoltate Manu Chao. Ok. Venite di qua che vi faccio firmare Chuck. Wow. Vai. Dall'onore a Stefano. Figurati. Grazie a te, davvero. Io cerco di metterti in difficoltà, ma non ci riesco mai. Davvero, è un po' l'istinto che mi salva. Sì.